Come vi sentite qui in quattro? Siamo un po' stretti. Accaldata. Ragazzi, in fianco a Maria si sta sempre bene, quindi ci invidiate un po', Roma, siamo a Roma. Beh, film anni 70, questo si vede. Anni 70, di brutto. Questa è proprio la croce rossa dell'epoca. Ma si capisce già che è una commedia, proprio la classica commedia, ed anche le musiche rilassanti. Inizio ma che bella che era Roma a quell'epoca lì, sembra uno di quei film alla Nino Banfi. Questa musica sotto. Infatti sembrava un po' Lino Banfi. Ma a me sembra una produzione italiana, cioè da come è fatto sembra veramente girato. Cioè a parte che è girato in Italia. Madonna, cosa lo fanno ancora adesso a Milano? Il taglio della macchina. L'ambulanza che ti passa in mezzo alle macchine è proprio un classico. Certo che se ti viene a prendere un'ambulanza così io dico no, aspetto quell'altro. Allora prendo un taxi, ci vediamo in ospedale. No, guarda qua. Hai visto? Vai sull'ambulanza. Tu scherzi, ma io una volta l'ho vista una scena così. Non figurati. Antonio. Ma è tutto in italiano. Antonio è calabrese, il personaggio è calabrese. Antonio! Ma scusa, con l'ambulanza ha portato i bambini a scuola? Veniamo usata pure. Scusa, sennò perché ti comprerai un'ambulanza? Giustamente. Suo comune. Ma c'è parte del cast italiano? Sì, sicuramente. Sì. Sicuramente. A parte io non lo conosco, ma l'altro sì. No, paca, mi farai. Madonna, guarda lei. Mamma mia. In casa. Donne italiane, come erano. D'epoca. Che qualcuno ci si amore. Allora, ma lui tipico, è tipico infermiere di Taranto. Sì, questo. Sì, è un invento d'avoli. No, sta morendo una signora. Ovviamente la moglie è gelosa, che noi non vede, no? Sì. Madonna, cioè io non mi farei mai venire a prendere un'ambulanza così, veramente. Erano gli anni 70, Mauri. Meno male che sono solo nato io. Non sono mai stato male. Penso quindi tua mamma però c'è salita, quindi... le mettono così di fuori, express proprio. I modi... Di una volta. Non è lei! No, stavo riposando, stavo prendendo il sole! No, niente, via! Vai, poverina! Incoglionito! Questo è Mauro, gli ha detto che c'è la torta gratis! Intanto questa è ancora cercando dove metterla, questa è già morta, tipo... 100 ore fa! Tempismo all'italiana! Ma no, ma poverina! Ora che faccio? Guarda che faccio! Fatemi morire! Dai, ma si può, mi vergogno! Tutti intorno, quindi, vedi, a sentire... Stavano aspettando proprio il momento giusto! Guarda, gente che muore intorno di me! No, niente! Sì! Questa è la scena! Qua si parla del tesoro, Sotto il leone. Ma come sono tutti attenti adesso? Si parla del tesoro? Ciao. È morta. Vabbè. Cioè, loro sanno che c'è nascosto questo tesoro, però non sanno dove. E lo sa solo la nipote. Che sei tu? Che sono io. Che sei tu? Ok. Eccoli! No, lo sapevo che andavo tutti. Finiva così. Ascolta, stanno andando a fare una vacanza. Casualmente. Casualmente tutti. No, ma vuole atterrare su un'autostrada. Va. Ma allora, veramente... ragazzi, andate, guardiamo le macchine, sono delle macchine anni 50 lì, Cioè, guarda. Sì. Bellissime. No, ma questo vuole atterrare la macchina. Anche un po' di sbieco. Che manovra. Wow. Sull'autobus. Wow. Ora gira sicuro. No, vabbè, ma questa veramente a terra... No, vabbè. Numero uno. Grande! Grande! Applauso ovviamente di fine volta.
volo, no? Aeroflot. No. Cosa c'è sempre, anche secondo me se fai un atterraggio in mare. Ti applaudi lo stesso, bravo. Cioè io mi sto a fare in Italia atterraggi di merda, la gente che applaudì, ma che cazzo applaudi? C'è gente che sta vomitando. Ma poi è bella la nonchalance con cui le macchine passano no, sotto. No, cioè, è normale. Cioè, la scorta. Fantastico, ragazzi, atterraggio tanta roba. Questo film è pazzesco, ragazzi. Встречу еще раз, вторую ногу сломаю. Santa Rosalia. Io adoro questo personaggio. Ah, Mauro, ricalca un po' te, ricalca. Bella, San Pietroburgo. È bellissimo. Bellissimo. Ma che meraviglia. Che siamo a breve ci andiamo. No, ci andiamo, ci siamo, ci promesso. Oh, finalmente sono arrivati a Leningrado. Ma la chiamiamo Leningrado o San Pietroburgo? Leningrado, perché siamo nell'era URSS. Siamo proiettati. Attore Andrei, brava, cognome non mi viene il cognome, però è un attore famoso russo. Sì. Già la camminata delle foglie, già sente il tesoro in mano. Eh sì. Siamo arrivati nel grado. Ora bisogna solo trovare un paio di leoni. Comunque è un tamarro esagerato. Dai. Ah, stanno cercando di contrattare 55 a me, 45 a te. Oh, dei leoni, ragazzi, si scava. Qualsiasi leone adesso. Questo film è bello. Comunque nella sua comicità un po' di suspense te la dà. Cioè, guarda, sì. 148, 149. Ah, vedi. Hanno degli indizi, il teatro. La nonna. Ah, lei faceva l'attrice, la danzatrice del teatro. Tutti i luoghi non magari appartenevano a lei. Che poi leone in Italia è anche un nome. Quindi non è che lei magari indica una persona che non è guerra, non è guerra. E questo si sposta magari, quindi devi seguirlo ovunque va. No, vabbè, non ci credo. Se te picchio, ammazzo. Grazie per voi, Gesù, se ci diamo se te picchio, minchia. No, dai, questa cazzina. Boom. Assassino. Come Johnny Zecchino, assassino. La mafia è mortale. Ah, ma proprio lo vogliono far fuori. L'hanno seccato proprio. E questo mi fa... Dirige l'orchestra. Amen. Cioè, quindi il mio personaggio è morto. Tutto fuori. Ma io sto... Carina, eh? Eh sì. È la di famiglia. Aspetta, ma c'è adesso va a preparare la parmigiana. Ma c'era una foto in divisa. Ah no, vedi, proprio gli disse che lui... Una spia. No, non è una guida, quindi. È un bastardo. È una spia. È una spia. Sta cercando anche lui il tesoro. Se tu prendi il tesoro lo devi consegnare al governo come in Italia. Ogni governo è paese. Non riescono a trovare il tesoro, non riescono a capire qual è il leone giusto. Un leone in gabbia. C'è un indizio. Un leone in gabbia. Bim, lampadina. Ha capito. Non è capito. Intanto questo scavo. Tutti li ha fatti, guarda. Questo sta facendo i tunnel. L'ha trovato. Eccolo. Sembra tranquillo, vero? Le matriosche giganti. Ma se sono nascosti dentro le matriosche? Dentro, sono dentro. Leone, se si cose vogliono farmi scema a me che sono leone. Che situazione di merda però. Non vorrei essere di quel momento. Oh. Mamma mia. Però no. Ma tra l'altro secondo voi ci sono veramente matriosche così grosse? Sì, sono sì. Ah, ecco. La polizia. Guarda adesso come fa schifo, guarda. Lo scappano. Che bella però, guarda. È bellissima. Stop signori, capito? Come gentile la polizia. Stop signori.
E non riescono a braccarlo, ce l'hanno dietro. Ah, hai capito però che dice il 25% è vostro perché l'avete trovato voi. Beh, ma almeno... Vabbè, dai, un minimo. Si dividono il malloppo, si dividono. Ma non ti conosco. Oh, tutti con noi ce l'hanno, ma perché? Che eleganza. Ah, ha avuto la bimba. Almeno una buona notizia. Già si dà. Andrei, quella ragazza. Andiamo. Lei si è innamorata. Un po' innamorata. Sì, adesso. Oh, la faccia fuori. Sempre lui, Frank. Ah, ma è bandito. Guarda la tavola, è bandita. È casa sua ormai. Questa è arredata un aereo. Questa è la doccia, la camera da letto. Sì, sì. E? Dai! No, dai, fermala! Dai, su, lascia andare via così. Ma tu ci andresti quando avete rubato il tesoro? E ti ammazzo la famiglia. Altro per l'ultimo bacio, io ti strappo via le palle. Questo è il mafioso che c'è in te, però c'è anche il lato romantico. Mi rubi un tesoro? Il tesoro è lei. Io ti l'avevo bastato. Oh, vedi, il tesoro è lei. Ma come pianificano già i prossimi? Ormai sono diventati cercatori di tesori. Certo. Indiana Jones. Sta pensando. Mi sa che lei rimane a Prussia. Colonna sonora? Che colonna sonora? Attenzione, qualcosa sta passando. No, grande! Vai. Vada lui davvero. Oh, bravo! A me queste storie d'amore piacciono un sacco. Bellissimo! Ma ti ha fregato il tesoro! Ma stai zitto! Culo va che sta bene uguale! No, è bellissimo! Mary, faremo anche noi questa fine qua, staremo lì a San Pietroburgo e non ci muoviamo più, capito? Oh my god! Vabbè, o se mi sbatti la porta in faccia. Bravi! Film bellissimo! Bellissimo, davvero! È piaciuto tanto! Bello! È una bella storia, veramente una bella storia. Hai capito che bisogna vedere anche i film, un po' più di film russi. Sì. No, ma poi è una bellissima collaborazione tra Franco Prosperi e il regista russo, Razanov, esatto. Veramente. Beh, poi comunque una bella ambientazione, ragazzi, è stato, le riprese bel sono belle. Sono belle per essere degli anni 70, sono veramente delle belle riprese. Avventura su avventura insieme, poi alla fine diventano tutti amici, quindi com'è che dice il detto? Chi trova un amico trova un tesoro. È vero, però vogliamo spendere due parole sul mafioso. Dai, Maurino, vai. Questo torna a casa senza soldi, voleva un figlio maschio e ha avuto 8 figlie femmine. Vabbè, ma perché? Bene ragazzi, non dimenticatevi mai di iscriversi al nostro canale. Esatto. Perché se volete che veniamo a trovarvi, dovete iscrivervi in tanti. Perché dopo aver visto questo film, noi vogliamo venire a San Pietroburgo e fare il giro di tutti i leoni. E scava Mauro, scava Mauro. Mauro scava il colore dello zoo e su. No, io mi cerco una cabina e vado a fare il bagno in là. Bene. Faremo questo giro qua e ragazzi, non vediamo l'ora di arrivare a San Pietroburgo. Quindi iscrivetevi al nostro canale. Quindi ricordatevi, Pat, Easy Vitis, Nanas, canale. Pacca.